Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video particolare perché ovviamente avrete già letto il titolo e quindi sapete di che cosa si tratta. Di solito nelle sfide, ho finito la serie di Bridgerton, tanto per dirvi qualche cosa, si lancia un guanto di sfida proprio per sfidare un'altra persona. Ovviamente, essendo nella beauty community, quindi per quanto riguarda il make-up, io lancerò un pennello, quindi sfida all'ultimo pennello. Questa sfida sarà lanciata verso Eleonora Mocio. Lei non sa niente di questa cosa e ovviamente poi vi spiegherò il perché e tutto, perché io sfido Eleonora Mocio ad un make-up realizzato con la Triochrome di Natasha Denona. Perché questa cosa? Perché spero di utilizzare più palettine possibile, quindi sfidare più persone possibili, senza ovviamente dire chi è la persona sfidata o meno, nel senso che io non ho chiamato Eleonora, lei non sa niente. Quando vedrà la pubblicazione di questo video, lei capirà il perché l'ho nominata. Iniziamo a truccarci e vi spiegherò, diciamo, come intendo lanciare queste sfide. Allora, utilizzo il primer, questo qui di Anastasia, lo metto su tutto l'occhio. Allora, cosa deve succedere? Allora, io vi faccio l'esempio ovviamente perché ho sfidato Eleonora. Io guardando i suoi video, so che lei possiede la Triochrome. Ovviamente la mia sfida è proprio nel far utilizzare proprio questa palettina. Automaticamente lei se accetterà la mia sfida entro una settimana, perché lei, avendo anche un bambino piccolo, non ha la possibilità sempre di registrare video, però lei ha una settimana per fare un make-up con la Triochrome, oppure dovrà pagare penitenza. Quindi adesso andiamo a utilizzare la Triochrome e io utilizzerei proprio questo colore scuro, anche in base all'abbigliamento che ho, io in questo momento. Allora, perché questa sfida? È un modo anche per utilizzare palettine che sinceramente vedo poco poco. Scusate, aspettate che mi sposto un pochettino, perché sinceramente vedo poco make-up in questa community. Lo vedo più tra le americane che tra di noi italiane. E sinceramente queste sfide ovviamente sono molto molto carine da fare. Sono carine da vedere sinceramente. E quindi ho pensato di lanciare questa sfida. Ovviamente Eleonora deve assolutamente deve accettare la mia sfida, perché se no lei deve pagare pegno. Non ci possiamo fare niente. Utilizzerò questo per sfumare la parte di sopra, questa qua. Allora, lei dovrà, ovviamente, quando vedrà il video dalla pubblicazione, diciamo così, lei dovrà fare un make-up entro una settimana da quando lo vede, quindi spero dalla pubblicazione. Di solito lei li guarda subito i miei video, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Questa sarà una cosa molto particolare, molto anche divertente, perché fa sì che utilizzerò questo, fa sì anche di far girare il make-up, ovviamente lei dovrà sfidare altre persone che lei conosce ovviamente, e deve anche sapere che palettina avete uguale, perché ovviamente questa sfida è anche fatta tra le palette. Quindi dovrà sfidare qualcuno di sua conoscenza che ha tra virgolette le stesse palettine che c'ha lei. Quindi è una cosa molto carina proprio per sfruttare queste palette, per sfruttare questo tempo che abbiamo, visto che siamo a casa e tutto. Ed è una cosa molto carina, o perlomeno per me è carina. Poi ovviamente ognuno mette la sua.
Utilizzerò il primer, questo qui di Anastasia, sempre per fare una specie di cut crease, non proprio troppo, diciamo, troppo alta. Lo porto fino a qua perché mi serve da sfumare. Quindi spero che accetti ovviamente la mia sfida e che a sua volta poi lei farà un video per quanto riguarda la risposta a me e poi ne dovrà fare un altro per quanto riguarda a chi, diciamo, manderà il suo tag, no? E quindi vediamo a chi lo manderà. Metterò Kinetic, questo qui, che è una specie di violo. Sapete che mi piace tantissimo e lo metto su tutte le pepe mobile. Ma quando è bello, ma quando è bello. Quindi poi alla fine vi facciamo un repick per quanto riguarda queste sfide. Ovviamente ditemi cosa ne pensate e ov ovvio dovete mettere un voto da 1 a 10 per quanto riguarda il make-up, mia cognata, per quanto riguarda il make-up che abbiamo realizzato. Ovviamente dovete votare, non vi preoccupate se, perché lei è molto brava, lei fa dei trucchi molto molto particolari che mi piacciono tantissimo, quindi se votate lei, date, diciamo, più voti lei che a me, non vi preoccupate, non vi sentite in disagio, no? Perché dice il video l'ha fatto lei e dobbiamo, va, non vi preoccupate, io accetto qualsiasi cosa, poi lei è molto più brava di me, quindi ne sono sicura. Allora, io cerco di portarlo anche qua perché mi piace tantissimo questo colore, questo viola. È molto molto bello. All'inizio dell'occhio invece voglio mettere quello di sotto, sempre triochrome, perché questi sono tutti matti, invece questa fila sono dei triochrome. Infatti, in base a come va la luce, dà quell'effetto molto molto particolare. Questo lo metterò proprio all'inizio dell'occhio, spero che ci sia. Sì, molto bello. Bello, mi piace. Molto belli questi ombretti, veramente molto molto belli. Allora, un altro pennellones. Prendo il colore più chiaro per sfumare ancora questa parte. Ecco, per me va bene così. Voi cosa ne dite? La sfumatura nella parte di sopra come vi sembra? Vi sembra buona? A vero, non mi potete rispondere. Vabbè, fa niente. Allora, io devo dire che così mi piace. Sì. Adesso andrò a mettere il mascara, farò l'altro occhio e noi ci vediamo dopo. Ciao. Allora, sono tornata, ho fatto anche la base, vi dico super giù quello che ho utilizzato. Allora, come mascara ho utilizzato questo qui di Kiko, di Wycon, scusate, dell'edizione Grim Volume, che è questo, vi faccio vedere lo scovolino, che è questo qui con tutte queste sfere. Mi trovo benissimo, sinceramente io non ho problemi di ciglia, quindi ottimo. Come matita nera all'interno dell'occhio ho utilizzato questa qui di Deborah, Extreme Eye Pencil, che è questa con il tappo dorato. Poi, per quanto riguarda il fondotinta, sto utilizzando, che si è suicidato, dove è andato? Mi hanno rubato il fondotinta! Allora, come fondotinta ho utilizzato questo qui di Huda Beauty, ma con una modifica di Instant Perfect di Essence. Vorrei dire grazie all'idea di Irene, Irex in the Wonderland o Irex ai fornelli,
comunque una mia amica, Irene, che mi ha detto in un commento: utilizzalo miscelato nelle mani, dice, prova a utilizzarlo sul viso. Io cosa ho fatto? Ho fatto delle striscette per quanto riguarda questo fondotinta e poi ho fatto dei puntini sparsi sul viso per quanto riguarda questo, visto che è un pochettino più liquido, amalgamava anche bene. E quindi questa è la mia performance, ma come primer ho utilizzato questo qui di Kiko. Prima del fondotinta, ovviamente, ho utilizzato questo qui di Kiko. E poi, per finire il tutto, ho utilizzato la cipria dell'Elf che sta per finire, quindi la devo assolutamente utilizzare. Allora, finiamo questo makeup. Ovviamente, mi serve qualcosa per il contouring. Devo fare il contouring, e quindi utilizzerò il contouring, questo qui di Essence. Farò una cosa molto molto veloce, molto molto lieve, perché non devo andare da nessuna parte. Ovvio, nessuno sta uscendo, quindi non è che dice ha scoperto l'acqua calda Stefania, ha scoperto l'acqua calda Stefania. No, mi fa tanto ma tanto piacere leggere sotto i miei video, quindi i vostri commenti, dove avevo messo dei video che avevo fatto per Instagram, e essendo che non avevo girato nessun video, ho pensato di inserirli e leggere i vostri commenti. Stefania, ci mancano le tue risate, le tue diciamo, non dico spiegazione, però sentirmi parlare mentre mi trucco, sinceramente è stata una cosa molto molto carina. Ci sono rimasta proprio bene, cioè era tipo una cosa, cosa? Cosa sto leggendo? Ma veramente dite? E quindi Laura della Cucina del Cuore me lo dice sempre: Stefania, parla di più, parla di più. E quindi Laura, buona. Quindi un contouring leggerissimo, poi andremo a fare una spolverata di blush. Utilizzerò questo qui di Ofra. Però la cosa bella di questo video, perché io poi parlo, poi perché io sono peggio dei maschi. Una cosa la so fare, cioè una cosa alla volta. Mi sono dimenticata di fare la parte. Comunque, utilizzo il blush di Ofra, questo si chiama Camaleon ed è molto molto bello. Non bisogna toccarlo molto, ma proprio la punta e appoggiarla sul viso. Cioè, io, credetemi, certe volte quando li vedo nei video, no? Che guardo i video di make-up e dico: mì, ma quella si è dimenticata, quella perché, quella perché là. Capita, capita veramente di dimenticare a che punto si è arrivati. Allora, riprendiamo Natasha Denona. Io sinceramente andrei a utilizzare sempre il colore questo e poi questo sfumati nella parte di sotto. Utilizzerei proprio gli stessi prodotti che ho, gli stessi colori, scusate, che ho utilizzato nella parte di sopra, quindi li utilizziamo nella parte di sotto proprio per continuare il contorno. No, voi cosa ne dite? Qual è il vostro lato? Cioè, avete un lato che vi truccate meglio dell'altro? Perché vedete, qui mi viene meglio. Qui già devo spostare il tutto e già viene male. Poi, con il pennello più ampio, prenderò questo. Andrò a prendere il rosellino e vado a sfumare in una maniera più ampia. Questo, ovviamente, fatelo prima che mettete blush e tutto il resto, almeno se sbagliate potete anche recuperare il tutto. Ah, dimenticavo, come correttore
ho utilizzato sempre il numero 02 di Astra e poi il numero 10 di Essence. Poi va bene così gli occhi, metterò il mascara nella parte di sotto e andiamo a mettere anche l'illuminante. Di solito non metto il mascara nella parte di sotto perché mi sporco subito, ma veramente subito. Come illuminante utilizzerò sempre questo qui di Ofra, ma quella nella collaborazione con Spice Baby, cioè con collaborazione Niku Tutorials, e l'illuminante si chiama Spice Baby, che è questa bellezza qui. È una cosa eccezionale a Vaamanda, molto molto bello. Guardate, super giù è un duochrome. Io ho cercato di prendere i due chrome che avevo, anche se la palettina si chiama triochrome. È tanto che non faccio video, eh? Cioè, quelli che avete visto sono tutti registrati. Allora, sapete cosa vi dico? Che voglio mettere questo qui anche all'interno dell'occhio per dare questo effetto. Aspettate, questo pennellino è un pochettino poco. Metterò questo illuminante anche qui. Ah, c'è la plastichina ancora. Cioè, non avevo tolto nemmeno la plastichina dello specchio. Vabbè, viene anche male toglierlo, ok, per questo non l'avevo tolto. Va bene, Stefania, va bene. È che io non devo perdere il ritmo, capito? Perché se io perdo il ritmo, male, 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 male. Adesso andiamo a contornare le labbra. Utilizzerò questa matita di Wycon, le preferite di Fabiana. Vediamo cosa metterò sulle labbra. Allora, come rossetto andrò a mettere questo qui di Fenty Beauty, che è Uncuffed. Mi sono fissata con questo rossetto e quindi andrò a mettere questo. E visto che il make-up è abbastanza malva con questi riportini così, utilizzerò questo rossetto liquido di Wycon. Che è più una specie di lip gloss più che rossetto. E da, guardate i denti, dà quella sensazione di un po' di malva. Non lo so se vi piace questo effetto. Allora, facciamo un riepilogo per quello che vi ho detto dall'inizio. Se non mi sono spiegata bene, vi faccio un piccolo riassunto. Allora, il mio pennello di sfida lo lancio a Eleonora Mocio, perché anche lei ha la palettina questa qui, Triochrome. Quindi lei deve realizzare un make-up con la Triochrome entro una settimana da quando ovviamente lei vedrà il video, quindi dal suo commento sotto il mio video. Io spero che di solito lei li guarda subito, però avendo anche dei bambini piccoli c'è anche quella possibilità. Comunque le do tempo una settimana. Se non realizzerà il make-up, ovviamente dovrà fare una penitenza. A sua volta lei dovrà taggare una sua amica o una ragazza che segue su YouTube. Ovviamente io non ho taggato l'Angel perché era troppo facile questa cosa, ma Eleonora può anche taggare una delle due Angel se sa qualche palettina che hanno in comune. E così faremo girare più video make-up e tra virgolette è come se diciamo facciamo uscire fuori il make-up che possiamo realizzare noi italiane, visto che la maggior parte dei video quando io cerco un make-up o per quanto riguarda questo tipo di palette o per quanto riguarda altri tipi di palette mi escono sempre americane o altre. Quindi facciamo uscire la beauty community italiana per quanto riguarda queste cose e aiutiamoci a vicenda. Per quanto riguarda questo video è tutto. Io spero ovviamente che Eleonora accetti tantissimo la mia sfida e ovviamente questo si chiama sfida all'ultimo
pennello. Sarei molto contenta se sarò molto contenta se in ogni video mettete il tag ovviamente con il mio nome, così da vedere i vostri video, le vostre realizzazioni e le persone che sfidate. Ovviamente dovete mettere un voto da 1 a 10 per quanto riguarda il mio make-up, a sua volta lo dovete fare anche nel video di Eleonora e così via dicendo. Spero veramente che questo video vi possa piacere e io con il mio pennello di sfida vi salutiamo e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!